Primo appuntamento della città del parco. A Policastro gli antichi saperi e i sapori del passato prendono vita ammaliando i sensi con una serata di degustazione dedicata al grano La Carosella, una remota varietà meridionale sopravvissuta alle manipolazioni genetiche che un tempo si coltivava in molte zone del Cilento. Oggi il grano La Carosella e le sue tecniche di lavorazione di tipo tradizionale sono in recupero in un paesino dell'entroterra, Pruno di Laurino, e attraverso un progetto itinerante culturale gastronomico ideato da Enzo Crivella della Slow Food sono promosse anche in tutto il territorio del parco. Prezioso retaggio di un tempo, il grano La Carosella è stato al centro del laboratorio culinario di ieri sera, durante il quale ha dato prova delle sue qualità nel fare fusilli, cavatelli, tagliolini e tanti altri formati di pasta tradizionale grazie al suo discreto contenuto di glutine e di semola. Ottimo anche l'impiego nella panificazione per un equilibrato contenuto di amido che rende il pane integrale di bell'aspetto, fragrante, con un sapore che genera ricordi di un passato in cui la vita seguiva il lento ritmo del ciclo del grano.